Stefano Incerti, hai diretto il primo esperimento in Italia. Certo, fuori già Ridley Scott aveva pensato una cosa così, l'hai fatto al Vulcano Bono, che tra l'altro è un posto che si presta a raccontare le storie delle persone. In effetti anche attraverso la musica hai fatto un racconto di quello che succede in una giornata di ordinaria, non follia, ma normalità. Hai citato due film, uno più impegnativo dell'altro. Quello di Ridley Scott è un precedente, si chiama Life in a Day, lui è solo il produttore, che ovviamente convoglia in un'unica giornata i contributi da tutto il mondo, quindi immaginate quanto materiale caricato su questi upload e quanta offerta ricca avevano questi due montatori per poter rappresentare questa giornata solo attraverso i video degli utenti. Noi ovviamente avevamo una platea molto più piccola, però il concetto era lo stesso, cioè per la prima volta raccontare le persone che vivono in una grande piazza che è quella del Vulcano. E quello che volevo fare appunto è di dare un'unità drammaturgica, cioè di raccontarlo come se fosse un film vero e proprio, e per questo ho chiamato i miei due musicisti, appunto Antonio Fresa, con cui avevo fatto La parrucchiera, un altro documentario, che ha raccontato diciamo la parte più ironica, quella più... E invece Galano, Francesco Galano, con cui aveva fatto Neve, che è l'autore del brano diciamo più drammatico, proprio perché penso che la musica sia l'unica sutura possibile, piuttosto che un aggregato di, come dire, di supporti che venivano inviati, diventa in questo modo una narrazione unica, alternata, credo anche di una buona tenitura dal punto di vista del ritmo. Sei proprio il regista adatto per fare una cosa di questo, perché nei tuoi film escono fuori dei bellissimi spaccati sulle personalità delle persone, e anche in questo forse hai avuto la possibilità di far venire fuori, penso alla ragazza che ha un qualcosa di triste da mettere fuori, ma poi anche la bellezza della musica all'interno del film, non quella dei tuoi autori ma della ragazza che attraverso la musica si racconta. Quindi possiamo parlare di piccoli spaccati di personalità? Sì, la ragazza si chiama Giusy, io ho visto appunto tra i tanti upload questo contributo e ho letto una strana malinconia nei suoi occhi, cioè ne parlava con l'entusiasmo, con il sorriso di una ventenne, ma con una sorta di non detto, no? Come un sottotesto, come qualcosa che le fosse rimasto dentro. Quindi quando l'ho chiamata, perché in qualche modo volevo che me la riraccontasse la storia, ho scoperto solo sul set girando che lei in realtà aveva una storia molto più forte e drammatica, che è quella della perdita del suo fidanzato quando aveva 17 anni e che aveva conosciuto proprio qui. La macchina per la prima volta ferma, immobile, perché invece è molto dinamico il film, praticamente si deve limitare a registrare quella che è una confessione nello stesso tempo terribile e dolcissima, perché lei... come dire, ormai è costretta a superare quel ricordo, dice che è una storia che l'ha segnata ma non le ha impedito di innamorarsi ancora, e lo fa con una tale struggente dolcezza che pensavo fosse l'epilogo giusto per la nostra storia.